Mars Family, benvenuti in questo nuovissimo tutorial dedicato a Furia Bianca! Ciao! Eccovi tutti che state arrivando, ciao Bergamo, ciao Zoe! Non stai più nella pelle, ciao Myla, che bello finalmente! Ciao Gaia! Ciao Giadina! Che bello che state arrivando, come sono felice! Ragazzi, avete visto? Spero abbiate visto! Hello Tammy! How much time I don't see you! Thank you so much for being here! Allora ragazzi, non so se avete visto le prime immagini e indiscrezioni che appunto tratteranno il film nuovissimo How to Train Your Dragon, The Hidden World. Sono totalmente estasiato perché non vedo l'ora di vederlo e uscirà comunque qui tra pochissimo, quindi non vi preoccupate, nel 2019 ovviamente. Allora, questo è proprio un video tutorial, quindi oggi non mi vedrete, anche perché faccio abbastanza schifo e non mi voglio proprio far vedere. Gaia dice che bello vederti. Comunque ragazzi, andiamo subito al sodo. Ho preso, se riesco, guardate qui, il Jade Slash Indigo. Guardate che bello, fa proprio un effetto come se fosse neve, purtroppo dalla cam non si vede benissimo. Il Chameleon Perlato Bianco, che si intravede più o meno. Purtroppo questa è la qualità, ragazzi, purtroppo. Ho preparato già un mix di Fimo Translucent e Fimo Bianco per iniziare a creare la cosa importante della testa, perché la testa è particolare, non è come il... No, giuro, oggi sono inguardabile, giuro. E la testa è particolare, diversa dal... Non so se avete visto il poster che è trapelato in rete. Come potete vedere, la Furia Bianca ha soltanto 4 di queste protuberanze, invece il nostro sdentato ne ha 3 da un lato, 3 dall'altro e 2 in testa, quindi sono in totale 8. Lei, che si spera sia femmina, ma si nota già dal colore. Sono una creativa, invece tantissimo il tuo stile dei draghi. Grazie Rosa, benvenuta! Ciao mon amour, Ninuccia, ciao Valeria! Quindi dicevo, lei ha gli occhi azzurri, presumo sia femmina perché si vede dallo sguardo. E guardate Toothless sdentato come la guarda, innamorato con gli occhioni aperti. È fantastico. Quindi niente, oggi proveremo a realizzarla. Proverò a fare la sua versione, diciamo, reale, perché inizialmente volevo creare qualcosa dedicata a lei, però in versione un po' più carina, magari la faremo più avanti. Quindi al momento faremo lei, ok? Come dovrebbe essere, spero di riuscirci. In alcune foto trapelate si intravede che lei appunto, proprio essendo un drago, una furia bianca, è bianca perché vive nel sottosuolo. Quindi è bianca, quindi non ha pigmento, però in realtà lei ha questa pelle quasi come se fosse neve, sbrilluccica di tutto e di più. Infatti ho detto, qua ci vogliono i Jade Slash bluetti, violetti, proprio come si vede in alcune immagini. No, non la faccio nel mio stile Bergamo, la faccio così come dovrebbe essere. Ho cotto già 2 palline azzurre per fare gli occhietti, voi le vedete bianche tipo, ma sono azzurre. Ho scelto questa base, non voglio farla molto grande, ma ci proverò, vediamo come viene. Spero che ad Annecy di saperne di più. Sì, Zoe, mi raccomando, tienimi super super aggiornato, perché ci tengo tantissimo, lo sai. Sì, è strafemmina, l'hanno già confermato. L'hanno già commentato la cosa, un casino sul fatto della sua sessualità. Sì, ho letto gente che ha detto che non era giusto, che doveva essere femmina, doveva essere bianco, ma cioè, come poteva essere anche un altro maschio, roba assurda. Allora, la testa di Toothless, di solito, normalmente anche questa qui, è schiacciata. Ok, c'è sempre questo problema del super bianco nelle mie live, non so perché. Quando provo... Allora, vediamo un po' la grandezza della testa, dovrebbe andare bene. La farò in una posa particolare, tutta che va così con la coda e le ali ai lati. Forse le perline sono un po' troppo grandi. Comunque c'è un musino carino che sembra quasi un gatto. È bellissimo. È bellissima. Forse ho fatto le... come si dice? Gli occhietti troppo grandi, ma non fa niente perché io li infilerò nella pasta, quindi a un certo punto non si vedranno più, perché comunque li coprirò con
la pasta per dargli comunque una... Ok, primo occhio inserito. Per la prima volta che lo faccio, lo sto facendo in diretta, tra parentesi, farò delle figuracce immonde, già lo so. Ecco, per esempio qui. Sì, cuccioli saranno grigio blu, tipo. Hello, Alicorn Brody, welcome here. Ragazzi, salutate tutti quanti. Alicorn, credo sia nuova. Dice che è in ritardo, forse magari ci vede sempre in differita. Stavolta ci ha beccati in diretta. Allora, già vedo... Madonna, non si vede nulla. Ma... è assurda sta cosa. Cioè, non si vede nulla. Adesso tolgo i guanti, basta. Se si sporca la pasta, amen. Ecco. Ma se io spengo le luci, voi non vedete nulla? Ma io devo togliere un po' di bianchi, vediamo un po'. Ok, ho tolto un po' di nero di luce, ecco qua. Adesso magari riuscite a vedere meglio, eh? Già le somiglia un pochettino, eh? Già mi piace questa cosa. Il muso schiacciato. Nel telefono è già meglio, sul PC un po' meno. Vabbè, i PC purtroppo, ogni PC ha il suo range di colori, quindi è particolare. Se avessi noi grafici o fotografi che lavoriamo al computer, quante cose dobbiamo subirci per colpa di... magari su uno schermo noi vediamo una cosa, allora ne vedo un'altra. Zoe Love può confermare, i colori sono diversi perché noi lavoriamo in modi diversi. Sembra la testa di una vipera quasi. Adesso si vede un po' meglio, dai. Allora, poggiamo la testolina qui. Facciamoci già il corpo. Io penso di avere le mani pulite, ma per sicurezza mi faccio un'altra passata di salviettina imbevuta. Non, scusate, quindi sto solo osservando. Ok, Alicorn Brody, you are English or French? Ciao, Claudia! Ciao Vicky, benvenuta, non ti avevo vista. Manca zio Franco, ragazzi. Dov'è zio Franco? You're up on time. Sì, purtroppo scherzi, poi quando vai a stampare il colore non è mai quello che è giusto, devi sempre farti la stampa, esatto. Oh, English parties, yeah, we're talking English every time you want, don't you worry. Ciao Manu, benvenuta, oggi facciamo la bellissima White Fury. Poi tra l'altro questa live penso che la taglierò e ne farò anche un tutorial, uno speed time lapse. Quindi magari tutti i momenti morti li taglierò e ciao. Oh, great, you're English, where are you from? La dolcissima White Fury ha un nasino che sembra un gattino. Sembra un gattino. Poi dopo ci andiamo a pulire la pasta perché, avendo anche le mani pulite, è successo che comunque sono sporche. Una boccuccia molto più piccola e meno diciamo aperta ai lati di della nostra furia buia, insomma. Dove vai? Dove vai? Scappi. Oh, Scotland! Oh my gosh, I love so much your country!
Spacciate le live, like, infatti, like the video, please. Ma hai fatto qualche scuola per creare così tante cose belle o con precisione cosa? Gaia, no, ho fatto il liceo artistico, ma il liceo artistico, anzi, era una schiappa a modellare in realtà. Però poi è successo che un giorno è scoppiata la mia mania per le paste polimeriche, non mi sono più fermato. Ciao Lilli! Sì, poi a seconda dello schermo cambia i colori, infatti, dovresti provare a calibrare lo schermo per avere un colore più o meno corretto della realtà. Ciao, Beautiful Colors, finalmente dopo mesi! Che bello, oggi tutti quanti, avete visto la furia bianca e non avete capito più niente. Adesso mi faccio un attimo, questa è quella asciutta, ok, questa è quella bagnata, scusatemi. Mi rilavo le mani, le unghie, che ho sempre le unghie nere, non ci fate caso. Ma io, ragazzi, ho appena terminato la collezione appunto per l'app e vi avviso che il 12 avrete qui sul canale un video dedicato appunto alla con uno spot, una sorta di spot dove vedrete tutte le creazioni disponibili per l'app. Il 13 pomeriggio invece faremo una bella direttona, proprio una grande diretta. Allora, furie buie c'hanno tutti quanti il collo doppissimo, quindi lo faremo, lo lasceremo così. Tipo messa in questa posizione. Ok. Ma che bello, Gaia, sono felicissimo di questa notizia, me lo dicono un sacco di persone e questa cosa non fa che rendermi super felice ed orgoglioso. Adesso attacchiamo il collo alla testa. Per le ali ci vorrà un po' di tempo, ragazzi, quindi voglio andare il più veloce possibile perché vorrei terminare tutto il video entro la serata, insomma, entro le 6, 6 e un quarto. Vediamo oggi, magari stiamo un po' di più in diretta. Dato che dopo caricherò questo video proprio come video solamente. Sì, c'hanno il collo cicciotto, le furie buie. Ok, gli occhi poi glieli faremo dopo, intendo le pupille. Adesso ci diamo un po' alle membrane per coprire un po' gli occhi e dargli un po' la forma reale comunque dell'occhio, perché così sembra un po' posseduto. Vedo i pelucchi che svolazzano. Sono questi bellissimi occhietti un po' a mandorlina, le furie buie. Quindi oggi interagirò, ma sarò molto molto preso per terminare questo bellissimo nuovo personaggio che aspettavamo un po' tutti della saga di How to Train Your Dragons. Alicorn Brody, you love the saga of How to Train Your Dragons? This is a big news for us with this new dragon, White Fury. Or Light Fury, non si sa ancora bene quale sarà la sua, diciamo, peculiarità, la sua attitudine, se sarà un drago oscuro, appunto, ma penso più una Light Fury, insomma. Ma hola! Ha già il suo musino, sì sì. E appena ho visto le immagini si è proprio palesata davanti a me la creazione pronta e fatta, ve lo dico, è così. Sti pezzettini di roba nera che non so da dove spuntino fuori, ma credo sia colpa mia perché magari sono sporchi proprio gli attrezzi. Vabbè, gli passerò la pezzettina su umida e qualcosa dovrebbe andare via. Poi in ogni caso sopra ci andrà il pigmento, quindi non si vedrà nulla. Adesso gli facciamo quelle protuberanze che non sono proprio vere e proprie corna in realtà, sono delle protuberanze che hanno sia i draghi di questa specie.
Ciao Alessio, ti seguo da pochissimo, ci tengo a farti i più sinceri complimenti. Grazie Alessio! Grazie mille, benvenuto anche nella diretta. Ciao Silvia! Ma zio Franco dov'è? Secondo me si è addormentato, spesso fa sta cosa che tipo scrive sul gruppo, scrive arrivo, arriviamo, arriviamo, ci vediamo, poi sparisce perché si è addormentato. Quindi mi raccomando ragazzi, like al video e iscrivetevi, mi raccomando. Can't wait to see the trailer when it comes out. The Light Fury is so lovely. Yeah, I love so much. Land of Book. Ciao, Diego! Anche la Furia Albina, diciamo. Chiama Furia the Albino Fury. Ha questa sorta di zigzag con delle protuberanze qui nei lati. Quindi andrò un po' a recidere questa zona. Sarà bello a punta e ne ha 4, abbiamo detto. Questo c'è una fotografia qua al lato, lo sto guardando perché sennò mi cimunisco. Capito con i PC nuovi? Comunque se su una tavoletta a schermo di solito sono capite bene i colori, esatto. Like messo, brava, brava man. Adesso andiamo un attimo con il mio ago e andiamo a fare un po' dov'è, eccolo qui, più piccolino. Faremo la stessa cosa dall'altro lato. Silvia, c'è scritto nel titolo, faccio la furia bianca. Scusate che sto provando un attimo a vedere se riesco a fare altre robe con la luce e a farvi vedere meglio il tutto. Brava, mamma, brava. Ma quanto sono preciso, insomma. A volte capita che comunque fai degli sgarbi, eh. Ho cambiato anche la lama al mio carter, quindi sto a posto così. Grazie Zoe! Vediamo un po' se la lunghezza va bene di queste protuberanze, perché sono più corte quelle della femmina in realtà, quindi le andrò un po' a tagliuzzare. Già me la sono studiata per bene un pochettino. Ok, ci piace. (Ride)
Ragazzi, se vi dico, non so se avete visto le stories o altro dei miei account Instagram, a proposito, aggiungetevi, iscrivetevi al mio account Instagram, Humars Channel, sono riuscito a creare 37 draghi per l'app in 2 giorni. Io non ho parole. Certe volte rimango stupito, ed erano un po' di giorni che ero un po' lento, non avevo voglia, però vi ho dato pure comunque già il giorno dell'app e sinceramente non posso sgarrare, deve essere quel giorno che ho detto appunto basta. Ciao Giadina! E di conseguenza niente, mi sono messo di buona lena, di impegno e ho terminato tutte le creazioni in 2 giorni. Pigmentate, colorate, incollate alla base e mancano solo le catenine, ma vi dirò una cosa, ho deciso che le catenine le metterò, no ho dormito e come, sì dalla mattina alle 8:30 mi alzavo solo per mangiare e andare in bagno praticamente e basta, e per andare in bagno, mangiare, fare altre cose, non so, dare una carezza al gatto però per il resto sono stato proprio Nina praticamente mi ha detto: ma che stai facendo le prove per... Ciao Maila! Stai facendo le prove per Miniature Italia per l'anno prossimo? E l'ho detto sì, può essere. Obiettivo 37, sì ragazzi, 37. Sono impazzito. E ci saranno 37 creazioni. Il numero è un po' strano, non ho mai fatto 37. Una volta ne ho fatte 35, un'altra volta 30, ma mai così questo numero è strano. Magari mi porterà fortuna. Quindi niente, ci sarà quest'app in questa maniera. Allora, siccome la testa sta in questo modo, magari ne mettiamo solo una, perché poi la appoggeremo, vedremo dopo come mettere l'altra sulla base. Oh, zio Franco, ma hola! Che stavi a fare, zio Fra? La pennichellina, dici la verità. Dici la verità. Che praticamente non si vedrà questa, ma ci deve essere, se devo fare cose precise si fanno precise. Una cosa bella di Furiabuia sono le ali che mi fanno impazzire, perché hanno tipo le loro ali normali qui in alto, però poi ci sono le altre più piccoline qui sotto insieme alla coda, che poi è quella lì che conosciamo alla fine, quella tutta bella con le membrane. Ciao Meg! Dato un attimo e sto diventando una canzone stupenda, grazie Gaia. Allora, voglio sistemare un attimo il nasino. Ok. Oh raga, ci siamo, sono felicissimo. Già mi piace proprio lei. Mamma mia. Le zampe sono fantastiche, perché sono ciotte anche le zampe dei Furiabuia. Ce ne saranno una a una, anche se comunque saranno coperte dagli ali, però ci devono essere, lo sapete. Un drago tutto bianco con le ali dorate. No, guarda, Silvia, il prossimo che farò sarà un drago arcobaleno. Ho già deciso. Non sarà un drago, diciamo, nel mio stile, ma sarà una sorta di tutorial per celebrare il mese comunque del Pride, eccetera, eccetera. Perché sono molto vicino a queste tematiche e ci tengo tantissimo a, appunto, a condividerle con voi. Ok, allora. Thank you.
l'unica cosa che non mi è piaciuto che vedo dalla forma c'ha le unghie, le unghiette che sono tipo marroncine, che non ci azzecca quasi nulla, però. Un bismagula mai fatto, io lo amo. Bergamo ancora no, però lo farò sul paralume. Non so se ti ricordi una diretta che ho fatto o un video dove ho mostrato appunto che ci sarebbe stato. C'ho questo paralume che è appunto preso da Frick Emporium e ci ho fatto appunto il paralume creato con tutte le scritte di Moria, eccetera, eccetera. E vorrei fare Smaug lì su. Spero di riuscirci presto. Appena passa un po', diciamo, l'ansia da app, l'ansia un po' di tutto. La zampotta sta venendo bene. Non ho manco preso la misura in realtà per vedere se le proporzioni erano giuste. Vabbè, bravo Umberto, bravo. Sono giusto quattro unghiette che spuntano dalla zampetta della nostra Light Fury. Chissà se poi diventerà il drago, diciamo, della fidanzata di Ika. Ma non penso, se no tempestosa chi la porta poi? Tempestosa se la prenderebbe proprio alla grande. Ok, zampetta fatta. Possiamo già provare a metterla su. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Che ha scritto Temmie che gli spiace? It's not good, I had more blood work done today. Oh, so sorry, Temmie. Anzi, ho la maglietta sulle spalle, però ho l'aria condizionata accesa. Fa troppo caldo. Io poi abito all'ultimo piano, quindi potete immaginare il sole batte sulla mia casa tutti i giorni, a tutte le ore. Ok, la posizione mi piace tantissimo. Andiamo a fissarla. Mi piace un sacco la fisionomia di questi draghi. Magari facessero più film dragosi al cinema. Magari, magari. Ciao Lilli. Zio Franco sta prendendo tutti quanti. Sta salutando tutti. Ciao Lilli, ciao Bichi sul coro. Ciao Saspax, non ti avevo vista. Un po' se con questa pasta ce la faccio a fare la zampa. Dovrei riuscirci. Anch'essa ciotta ciotta. Facciamogli un po', anche se non li vedremo mai. Io comunque, perché c'è l'ala davanti, gli faccio i particolari, comunque delle grinze di quando appunto, ecco qui. Vediamo un po' se va bene. Ma magari io faccio solo un'ala così si vede tutto. Sì, dai, Umbi, bravo, bravo. Grazie, Diego. Ragazzi, volete fare una cosa bellissima? Condividiamo questo video sui vostri social adesso. Scrivete, non so, tipo la nuova Furia Buia, la nuova Furia White Fury di Dragon Trainer è bellissima. E mi date una mano a far girare questo video perché in rete non ho visto ancora video di furie bianche, appunto alpine, fatte in paste polimeriche. Quindi magari sono uno dei primi. Mi farebbe molto piacere diventare virale. Facciamo una sola letta. Intanto ho dimenticato di mettere le unghiette, vabbè, le mettiamo adesso. Bravo Umberto, incoraggiati da solo, così. Quindi se vi va, andate sul tasto qua sotto dove sta appunto la freccetta quella lì storta, che appunto vi fa condividere il video, la live, e invitate gente a venire a trovarci, così facciamo casino. Thank you.
ce la farò? Visto che ho già messo la zampetta? Io potrei anche staccarla dalla base, volendo. È un bel intelligenza proprio al massimo del storico proprio. Maledetti pelucchi delle salviette. Damogli anche un senso a sta zampetta, così, ecco. Tra l'altro ho messo pure la base al contrario, raga, cioè io la pazzia, però non ci stavo malissimo. Ecco. Passiamo subito all'ala? Passiamo subito all'ala. Primo translucent. Fatto un video condiviso grande, trovato le immagini del film. Sì, anche io, Zoe, mi sono uscite tipo 3 o 4, hanno fatto uscire. I pelucchi degli io ho 2 cani e praticamente come per loro le mie creazioni, fantastico. Bravi, bravi, bravi! Looks good so far. Thank you so much, Alicorn Brody. Alicorn. Dov'è la mia macchinetta per la pasta? L'ho messa da un'altra parte, ok, non la userò. Farò... no, sì, per forza devo usarla, raga. Ok, scusate un attimo, faccio un attimo un qualcosa della membrana dell'ala. Bravi, 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 bravi. Falla bella grande e piena di glitter. Piena non lo so, sicuramente il suo corpo sarà avrà di glitter, non mi preoccupate. Io qualche volta trovo i peli di Freya qui sulla scrivania, infatti ogni giorno sto a spolverare cose. E mi sa che devo anche pulire la macchietta della pasta perché mi taglia un po' le cose. La pasta. Ok, maglietta sulle spalle. Perché sono senza in questo momento. Ok, allora abbiamo una membrana a posto. Già mi basta questa perché la sarà un po' chiusa, un po' aperta. Sarà un po' così. Ok. Adesso mi devo cercare un attimo un'immagine delle ali di anche Furia Buia Nera, va bene. Perché le ali hanno un'attaccatura molto molto particolare. Ok, l'ho trovata. A posto. E li ho fatti vedere prima, saranno queste sorta di flakes che si chiamano Jet Slash Indigo. Guardate come sono belli, fanno proprio tipo effetto neve. E per il corpo ci sarà il pigmento perlato. Ma zio Franco sei grandioso, ti amo, punto. Ok, adesso dov'è tutta la pasta? Eccola qui, ce l'ho qui. Qui mi ha morsicato una zanzara e mi sono grattato, scusatemi anche per questo. Prendiamo le misure per fare una bella ala gigante. Oh, è Maine Coon, che bello! Io li amo, ne vorrei tanto uno. Ho una sorellina da prendere a Freya. Ok, c'ho le fabbrici che tagliano anche il fil di ferro, vabbè, ma tanto questo è molto sottile. Però aiuta molto le mie creazioni a essere più stabili. Prendiamo la misura, vediamo un po'. Questo andrà nel drago per agganciarlo. E questa sarà così. Perfect. Hai visto Zio Franco come sono bravi oggi? Hanno addirittura pure già condiviso sui social. Scusate se tremerò un po' la cam, ma...
Oggi va così. No, non va bene. Devo spostare un po' lei. Oh, ciao Disliker, benvenuto per essere, grazie per essere qui con noi anche oggi. Lo sai che tanto mi segui, quindi sai tutte le cose che faccio per mettermi dislike. Se potessi, lo metteresti anche su Instagram, lo so. La sposto un po' con la furia bianca. Ok, vediamo un po' la lunghezza. Un altro pochino, la allunghiamo di qua. Forse magari il dislike viene proprio da voi della family. Un infiltrato. Si fare le ali non è semplice come sembra, eh. Scusatemi, eccomi qua. Mi mega ridere che il riflesso del tavolo intanto si vede un tuo ciuffo ribelle. Sì, eccolo, vedi? Cioè, i capelli che non ho manco pettinati da stamattina, ragazzi. Cioè, proprio sono uscito un attimo e ho messo anche il cappello stamattina, quindi figuriamoci. Ragazzi, ma avete visto che belle le nuove creazioni nelle conchiglie di Nina? Sono bellissime. Ne vogliamo parlare? Oh, lasciamo stare che è Nina, ok. Però sono proprio belle. Stupende. È una cosa che a noi piace tanto. Essere super, super, super originali e tirare fuori sempre cose. Grazie. Sarebbe bello, sì. Caro Diego, no, noi ci scemoniamo tutti i giorni. Se non ci vedete che magari tipo pubblichiamo qualcosa in un lasso di tempo di 2 o 3 giorni, noi ci stiamo male perché magari quei giorni non abbiamo idee originali da presentarvi. Noi ci teniamo tanto a farvi felici, questa è la verità. A farvi proprio con gli occhioni e a strapparvi il sorriso per dire wow, non l'avevo mai vista questa cosa. E noi questo vogliamo, vogliamo sempre fare cose diverse. Noi come altri creativi, però ci sono anche altri che purtroppo fanno sempre le stesse cose, un po' mi annoiano, magari sono bravissimi, però mi fanno un po'. Ok, adesso il bianco si è unito al traslucido. Che tra l'altro già questo bianco suo è pieno di traslucente. Non so perché stanno sparando le botte, ma qui a Napoli è normale. Ha avuto un'idea stupenda, peccato che non ci sia oggi in live. È vero, è vero. No, c'è Nina, è venuta, sta lavorando. Ha detto che si metteva l'iPad vicino con lo schermo e ci seguiva. Cioè, ci ha salutato prima. Rosa, siete gentili tutti e due, Tonino. Grazie, Rosa. Adesso mi vado a tagliare la parte in eccesso che non ci serve. Stando attento all'ultima parte perché potrei fare un danno. E ci tagliamo. Questo. Avete visto l'ultima foto che ho pubblicato con la gatta Freya su Facebook? Quanto è buona! Pomeriggio viene sempre a dormire vicino a me. Claudia, eh sì, c'è un po' di monotonia. Vedi, la fantasia, se non viene stimolata, che serve? Ok, poi ci facciamo questo. Io già mi disegno tutte le cose che mi serviranno dopo per metterci poi. C'è un po' d'aria, la togliamo. Ecco qua, abbiamo la nostra ala! Yuhu! Perfetto. Ci andiamo un po' a sistemare perché ha un po' dei dislivelli un po' strani. Non è molto omogenea. Vado con questa parte del pennello, non so se la vedete, è tipo di silicone, vado a infilare bene la pasta traslucida. E la vado a incastrare perfettamente poi ad attaccare alla base al fil di ferro che c'è sotto e alla pasta che c'è sopra. Ok.
un drago con la gatta fresa sulla groppa, e un giorno un drago tipo un po' creepy, però magari, Diego, c'è un draghetto creepy con la gatta fresa. Preciso proprio. Sarà un guaio prendere quest'ala dopo, ragazzi. Penso che la decorerò prima e poi l'attaccherò, perché sennò faccio un guaio. Vediamo in una parvenza che ci sia una sorta di osso qui, che appunto sia una sorta di pallina. Ok, la schiaccio un po'. Vedo l'ora di metterci i pigmenti, ragazzi. Umbreus Love. Gianfranco poi, ragazzi, dà dei nomi assurdi alle mie fotografie, alle mie creazioni, è top proprio. E anche qui l'ho fatto preciso, non so come. Assurdo. Absurdo. Infatti sì, qua lo faccio un po' più largo. Sennò poi diventa troppo stretto. La bellezza di queste ali fatte col translucent, ragazzi, che dopo le pieghi come vuoi non si scassano. Freya vedrebbe anche una statua tutta sua da venerare, tipo Bastet. È vero, è vero. In realtà stavo disegnando un gattino fantasy nei giorni scorsi. Se non sbaglio ve l'ho mostrato sull'iPad in una live passata. Però poi non ho più continuato, perché mi sono messo a lavorare per l'app. Però quest'estate vedrete sicuramente tanti disegni. E vi comunico che a fine luglio ci sarà un altro app. Questa ve la dico come anteprima, perché oggi, grazie a una persona che poi ringrazierò quando farò il video, si è avverata una piccola cosa che volevo fare da tempo. E mamma mia, non vedo l'ora di presentarvi la nuova collezione, ragazzi. La prima volta nella storia che ho già pronto in testa una nuova collezione. E te l'ho detto che sei preciso, grande Umpi. Sono curioso anche io di vedere come prendere l'ala. Quando porto io a sollevare qualcosa da te, finisce sempre che si rompe. Ma ti faccio vedere se ci riesco, faccio la figuraccia tipo. Ah no, ma qui non c'è bisogno. C'è bisogno soltanto di una cosa cortina così. In realtà, allora, le ossa che si vedono nell'ala di sdentato, in tutti i draghi, comunque i dragontrini, sono molte di più, ma l'ala verrebbe enorme, visto che questa è una sorta di miniatura, tra virgolette. Immagino che ci sia una quantità di pasta polimerica enorme, oltre che a tempo e fatica con il calcolabile, una gatta fredda a grandezza naturale, oh mio Dio. Ma non so manco, dovrebbe entrare nel forno, Diego, è un po' impossibile. Poi ce l'ho già la gatta fredda reale, non vedo il motivo. Poi magari tipo la farò clonare, in modo che ce l'avrò per sempre. Allora, adesso vado con... anzi no, perché le ali dei furiabuia, insomma, sono lisce, non hanno le venature. Sì, Vicky, già c'è pronta la prossima collezione e non vedo l'ora di farvele vedere le cose che faremo, perché sarà tutta incentrata sempre sui sogni. E ho avuto un'altra idea, solo che non ce l'ho fatta in tempo a realizzarla. Allora, questo è il metodo che utilizzo per prendere le cosine quando sono sottilissime. Adesso vi faccio vedere. Esatto, anche io sono morto. Prendo la lama, quella lì flessibile, della Fimo, della Staedtler, e comincio a la metto, diciamo, a tipo 45 gradi e inizio a fare questo. Vediamo un po' se ci riesco. Non è mai sicuro che venga fuori, perché il film è molto molto cattivello in certi casi. Ce l'abbiamo fatta, yuhuu! Che bello, è rimasto anche un po' di film, nonostante sia già stato sottile, l'ho assottigliato ancora di più. Fantastico. Ok, l'ala è pronta. Adesso me la modello come voglio tra le mie mani, perché c'è il fil di ferro, quindi se voglio farla più chiusa la farò più chiusa. Qui dentro sarà un po' più così. Scusate, non la vedevate. E se fanno una statua un po' più grande di un draghetto? Gaia, ne ho fatte tantissime in passato. Io sono nato con i draghetti grandi, in realtà. In realtà sono nato con i draghetti grandi. Questo lo giro tanto qua dietro e vediamo di fare un buchino alla nostra
Furia Buia. Dove è lago? Non so, non trovo lago. Faccio di tutto per non poggiare l'ala a terra. Speriamo che ho preso le misure giuste. Oh my god, goodness, I love it so much. Ok, sotto l'ala metterò questo panno perché sennò mi si azzecca tutta, dato che è sottilissima. Ok, perfetto. E la vado ad attaccare. Ecco. Ok. Questo manca l'ala che ha qui, che parte tipo un triangolo al contrario. Me la faremo subito. Mi sto meravigliando, ragazzi, perché sono ancora alle 6:15 e ce l'ho quasi fatta. Cioè, non ho parole. La posso stendere anche con le dita, super sottile. Ah, che bello Zoe, sì, lo amavo, l'ho amato e quello proprio, cioè, non me l'aspettavo, è sparito subito con una velocità proprio del suono. Allora mi disegno con il tile cutter quello che andrò a fare. Ok. Sono giusto 3, 1, 2 e 3, perfetto. Ciao mammalo! Un bacio, piccolo Umbi, una volta ero piccolo, ero picciolo. Una volta. Come stai, Lori? Non c'è bisogno di mettere fil di ferro perché tanto è molto attaccata al corpo e poi sarà super flessibile, quindi non c'è assolutamente alcun problema di problemi. Ci sto, Vicky, se vuoi mandarmela su Insta, taggami, mi chiamo Gaiuska. La musica un po' da chiesa, però mi fa un po' impressione. Quindi cambiamo. Ecco, questa è un'altra molto felice, per esempio. Ecco, questo ci piace. Lo so che mi aspettavo questa risposta. Ok, ci alziamo questa nuova membrana. Ok. E ce la piazziamo qui. Fantastica. Sì, in effetti parto da qui. Ho dimenticato che si deve fare la membrana anche per la coda. E lei le ha tutte e due, suppongo. Per attaccare bene il tutto, cosa faccio, ragazzi? Prendo l'attacco da dietro. Questo vi faccio, l'attacco bene bene bene, schiaccio, anche se si fa qualche segno non c'è problema. Poi giro ed esce perfettamente come se fosse nata dalla pasta questa membrana in realtà. Toh! In realtà le ali di sdentato, questa membrana arriva fino a qui. Mi sa che ho sbagliato qualcosina perché era più grande.
non so se riesco a mettergliela più grande, però poi ho paura che mi si distrugge tutto. Volendo si può fare, però. Perché poi non mi assomiglia per bene, io sono fissato con le cose precise. Quindi farò una membrana e l'attaccherò. Grazie, mamma lo! What do you use to make this? In what sense? What do you mean? Sì, è ovvio, Myla, un limbo, voglio le foto del limbo di tutti. What do you mean, Annie Cornbrady? Certo, dovevo prendere un po' di carta forno, ma l'ho dimenticata. Adesso facciamo questa cosina qui. Vediamo un po' se funge questa cosa che sto facendo, perché è proprio una cosa al volo. Di uno sbaglio che devo assolutamente, perché non la posso vedere così mi sta venendo l'ansia. Ok, adesso già mi gusta di più. Ok. Quando viene musica lei mi piace tanto ascoltare Doggy Style di Snoop Dogg, un album troppo rilassante e divertente, ah, vero? Qualcosa sotto alla là per farla stare su. Poi nel forno metterò la carta alluminio, sto più tranquillo. Ok, andiamo a fare la coda. La coda è pure una forma molto particolare, non è la solita coda. Like materials, tools like that. Oh yeah, you like materials. Materials is polymer clay. The tools, I bought the tools on some site shop, online store, and if you have some questions, you can make some all the questions under this video after the live streaming, and I can show you all the links of the online store. Ok. Questa me la disegno perché è complicata. Vediamo se c'è una foto dove posso vederla bene 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 questa coda, perché voglio farla uguale. Oh, ho trovato il costume di carnevale disdentato, ragazzi, l'anno prossimo sarò vestito così. Fantastico. È bellissimo, lo voglio. Cosa metto a terra? Oh, una perlina. Sì, ciao perlina. Allora, no, voglio vedere la coda. Oh, eccola. Perfetto. Gonna need to come back in a snap of the way. Gonna need to come back and enough for the way for you. We got a strong
un po' più larga, ma dovrebbe essere questa più o meno. Sì, lo so, ma non l'ho mai trovata a Bergamo. Grazie, Diego. Ti scippo troppo con una persona, ma non posso dire chi. Mi scippi? In che senso? Che significa scippare? Qui scippare significa tipo rubare una cosa. Non ti scippano, insomma. So che vendono una felpa. Ah, sì, l'avevo già letto questo. Anche questa è felicità, questa musica. Ecco. Vicky, ma voglio sapere che significa, però non te ne andà. Cioè mi scippi nel senso che mi vedi bene troppo con una persona, non capisco. L'ansia, quando mi dite le cose così. Quando ti vedi bene. Ah, avevo capito bene, quindi. In coppia con qualcuno. E perché non me lo puoi dire in diretta? Ah, una coppia. Followare una coppia per così dire anche non canon esatto. Non capisco, aiuto. Perché devo prenderla col taglierino, raga? Mi sono fissato oramai. Ok, questa è un po' più lunga. Ah, me lo dici in privato, ok. Come vuoi tu. Adesso qua c'è l'ansia, perché sono proprio da attaccare. E non distruggere, capito? Beh, attaccare, no distruggere. Ok, togli, l'abbiamo tolto. Adesso dobbiamo metterle sulla coda. Ok, andata. Adesso la faccio qua così. Yuhuu! Wow, primo colpo! Diciamo, aspetta, no, non cantare vittoria, Umberto, non cantare vittoria. Raga, ce l'abbiamo fatta. È un po' corta rispetto all'altra questa parte, ma va bene così, non fa nulla. È la prospettiva. Sì, eccola qua ragazzi, è pronta e finita. Adesso possiamo divertirci con i pigmenti come ci pare, ci piace. Prendo il pennellino magico e adesso prima di tutto cominciamo col perlato da mettere su tutto il corpo. Cioè non, ah no, aspetta, ma che dico, devo fargli delle cosine qui con la rete magica da pesca. Grazie Johnny. Sì.
rete è sporchissima, quindi mi sporcherà tutta la pasta. No, userò le parti che non ho mai usato. Ok, vai col perlato. Comunque, non so se hai letto il commento precedente. Comunque, su Etsy scema costa 150 euro. Vuoi che ti lasci il link qui sotto? Sì, lasciamelo sotto come commento dopo la live. Grazie, Bergamo. E magari la becco e ciaone a tutti. Quando li potrò spendere, la comprerò. Soprattutto se c'è la mia taglia XL. Spero di dimagrire nel frattempo. Allora, vediamo un po'. Oh, 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 mamma mia, guardate come viene fuori. Dopo ve la avvicino per bene. Questo qua è un perlato rosato che mi piace tantissimo, che la fa sembrare ancora più femminuccia, raga. E fa venire fuori tutta la texture. Che bello. Ho piegato la punta dell'ala, vabbè, l'aggiusterò dopo. Perché non voglio esagerare troppo, perché dopo diventa troppo rosa. Perché adesso è perlato, questi sono tipo un chameleon perlato, una cosa del genere. Perlato, perlato. A mo' di quanto. Che bella, la voglio vedere troppo. Grazie, Gaia. Adesso vediamo questi slush geode, l'effetto che ci daranno. Vediamo se riesco a farvelo vedere da subito. Adoro. Devo aggiustare adesso, punta, ecco. Mettiamo pure un po' di perlato sulle ali, ma sì. Sei una, sei, just like that, just like that. Sì, 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 anche dietro, zio Franco. Perlato, non so perché, è un po' rosa, un po' rosato, vabbè. Femminuccia ci sta, dai. Guardate qui, è proprio come nel film che vedrete, perché ho già visto. Mentre guardavo il tuo lavoro ho trovato veramente il grande di Kefir che cercavo. Sì, ma è bellissimo. Adesso mi serve una mano, mi servono altre due mani. Chi me le dà? L'ansia? L'ansia mi dà le mani, vai, vai. Ok. Un po' di billottini anche dietro. Non li vedo, ma so che si stanno attaccando perché ne cadono pochi, quindi sto a posto. Adesso piegherò un po' l'ala un po' di più. In modo che quando si andrà poi a cuocere mi rimane la bella chiusa in questo modo. Che spettacolo che è. E adesso, raga, gli occhi non ce li metterò adesso perché col nero è un po' un problema. Devo aspettare, penso che cuocerò prima il tutto e poi la lascio raffreddare. Grazie Bergamo, mamma, come sono felice. Ragazzi, ve lo dicevo, avevo l'ansia di farlo, diciamo, realistica come che la conosciamo nel film. Però sono contento che è uscita come volevo. Io un po' di glitter glieli metterei pronto.
posso, ma sì. Di sicuro lei c'ha una peculiarità particolare, farà qualcosa di particolare. Ma direi di mettergli anche... Fermi qui. Un po' di magic turchese. Ops, stavo facendo volare tutto. Grazie, Abigail! Ma... Come mi è caduto il magic nella busta, adesso lo prenderò così, così sto facendo, guardate, così, guardate. Mi si è rotto un barattolino, non so come. Oh, fantastica. Ok ragazzi, abbiamo terminato, che bello, ce l'ho fatta, 7 minuti in ritardo. Sì, adottabile, adottabilissima, Diego. Pigmento perlato da sul rosa, ma anche leggermente di viola. Sì, è bravissima, mamma, lo c'ha proprio queste interferenze di colori, c'ha un aspetto di colori particolare, l'ho scelto apposta perché appunto aveva questi colori così. Questo, ragazzi, le farò gli occhietti e ciao. Grazie, sono troppo felice, grazie di cuore. Cella fa come se pare, comunque lo chiede se è adottabile. Sì, Abigail, ragazzi, allora scrivetemi in privato. Il primo che mi scrive l'adotta, la adotta, insomma. Grazie. Quindi ci vediamo prossimamente. Allora, vi ricordo che sarà pubblicato anche un video tipo super velocissimo di questo. Quindi mi raccomando, datemi una mano a farlo condividere e facciamolo diventare... virale, ok? Grazie di cuore ragazzi, grazie, alla prossima live, vi adoro, grazie, vi adoro, acchiappatevi, ciao!